Rispetto all'attività che abbiamo incominciato a metà del 2014, abbiamo fatto grossi passi avanti. Abbiamo oggi circa 600 pazienti, quindi abbiamo circa 600 pazienti, di cui buona parte per terapia del dolore. Alcuni pazienti sono pazienti tumorali che seguiamo come cure palliative, altri sono pazienti tumorali che seguiamo invece come terapia antitumorale. Poi abbiamo pazienti con la sclerosi multipla, pazienti con la fibromialgia, pazienti con l'artrite reumatoide, alcuni pazienti con l'epilessia. Quindi in tutte queste attività, essendo io uno specialista di terapia del dolore, le faccio ovviamente in accordo e in collaborazione con altri specialisti come neurologi, oncologi e reumatologi. Sicuramente il dato che viene fuori è che la cannabis è una grande opportunità, anche se va messa in mano a persone che sanno come si utilizza, come si deve utilizzare. Perché rispetto a quelli che sono i farmaci tradizionali non abbiamo un prodotto che possiamo utilizzare milligrammi pro chilo, ad esempio, che possiamo utilizzare con delle compresse da 5 mg, 10 mg, 20 mg. Dobbiamo fare dei prodotti galenici, quindi il farmacista li deve preparare e come ogni volta si fanno dei prodotti galenici si hanno dei problemi relativi alla mano che produce il farmaco. Quindi, se li fai da una farmacia hai certi valori di tetraidrocannabinolo o cannabidiolo, fatti da un'altra farmacia cambiano. Quindi ci sono molte variabili e il medico ha un ruolo importante nel seguire il paziente perché deve adattare la terapia alla sintomatologia, agli effetti collaterali. Questo è quello che viene fuori da questi anni, diciamo, da questi 2 anni di lavoro piuttosto intenso con questi pazienti. Uno degli aspetti, diciamo, complessi è la preparazione della classe medica, quindi. Sicuramente rispetto a 2 anni fa le cose sono cambiate in meglio, nel senso che c'è più interesse. Ad esempio, questo lo dico sulla mia esperienza, vengo spesso chiamato a parlare, a fare conferenze, a convegni, a congressi, oppure a gruppi di medici che si mettono insieme e chiedono se posso andare a spiegare cos'è la cannabis, come si utilizza, come si fanno le diverse patologie. Questo è un dato sicuramente interessante perché vuol dire che c'è una apertura. Perché c'è questa apertura? Sostanzialmente l'apertura c'è perché c'è una pressione, una lobby molto forte da parte dei pazienti. Siamo ancora nella fase in cui i pazienti sono più avanti rispetto ai medici per quanto riguarda l'utilizzo della cannabis ad uso medico. I pazienti stanno male, con le medicine tradizionali non riescono a risolvere il problema, leggono, ascoltano, girano su internet, vedono che con la cannabis ci può essere del beneficio, quindi lo chiedono al medico. Il medico è impreparato, mentre prima si rifiutava e diceva no, queste sono cose che non hanno nulla a che fare con la medicina, oggi comincia a dire mi devo interessare, devo capire e quindi mi chiamano spesso a fare questo tipo di attività formativa. E questo è un bene perché si sta allargando, insomma, si sta molto allargando la terapia con la cannabis. Avevamo l'idea di fare una vera e propria clinica che in qualche modo potesse curare con l'utilizzo della cannabis, ma devo dire che questo progetto è un progetto che ha trovato tantissime barriere, e tutte barriere di natura di pregiudizio, insomma, di natura etica, di natura morale. I grossi gruppi non vogliono ancora legare il proprio nome alla cannabis, c'è ancora troppa diffidenza, per cui lavoriamo ancora così, diciamo, in modo non organizzato come dovremmo. È nata nei giorni scorsi un gruppo a Londra che si chiama Medical Cannabinoid Clinic, di cui io sono il consulente, il senior advisor, e spero che con questo gruppo qua si riesca a poter lavorare, a poter fare delle cose nuove. L'idea di partire da Londra, quindi dalla UK, quindi hai un'immagine diversa, e l'idea di mettere a sistema in rete esperienze di medici di varie parti d'Europa per capire se si riesce a forzare in qualche modo i grossi gruppi poi a prendere in mano
anche questo tipo di terapie. Quindi porteremo adesso avanti nelle prossime settimane anche il nome della MCC, Medical Cannabinoid Clinic di Londra. Un dato interessante è l'utilizzo della cannabis nel cancro, nel tumore. Noi sappiamo, perché oramai è definito, è chiaro che la cannabis ha una sua funzione come antiemetico, quindi contro il vomito, ha una funzione contro il dolore, ha una funzione come antinausea, ha una sua funzione perché favorisce l'appetito. Queste sono tutti funzioni importanti nel paziente che è affetto da tumore, perché spesso ha nausea, ha vomito, non ha più appetito, è stanco, quindi avere un qualche cosa che lo utilizza, che gli migliora la vita, è sicuramente utile. Sono venuti fuori dei lavori, al momento ancora preclinici, cioè quindi lavori su animale oppure su cellule umane in provetta, che dicono che la cannabis ha una sua funzione antitumorale, perché induce la cellula tumorale a morire. Cioè, uno dei motivi per cui le cellule tumorali, nonostante perdano la loro funzione iniziale, le cellule normali diventano cellule tumorali, uno dei motivi per cui questa funzione è mantenuta è perché la cellula perde la funzione si chiama apoptosi, cioè non muore, cioè viene meno il meccanismo di morte programmata della cellula. A quanto pare la cannabis riesce a reintrodurre nella cellula la morte programmata, quindi la cellula va a morire, la cellula tumorale va a morire. I dati sono interessanti, i primi studi sull'uomo sono stati fatti su tumori cerebrali, sul glioblastoma multiforme, che è uno dei tumori peggiori che ci siano, perché non dà scampo, e sono dati positivi. Speriamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni di avere dati più interessanti. I ricercatori italiani, devo dire, purtroppo non riescono a fare la ricerca come vorrebbero. E come dovrebbero poter fare, perché intorno alla cannabis c'è questo pregiudizio e quindi i comitati etici non sempre danno il parere positivo a fare questo tipo di lavoro. Non solo, il Ministero deve autorizzare l'acquisto per fare studi di questo tipo qua, il Ministero della Salute, e al momento non lo sta facendo. Quindi i nostri ricercatori spesso fanno, diciamo, tipo delle joint venture con ricercatori di altre nazioni come Israele, gli Stati Uniti, il Canada, l'Olanda, la Spagna, e cercano, diciamo, in qualche modo di fare questa attività di ricerca. Speriamo nel prossimo futuro sia possibile vedere anche i ricercatori italiani impegnati in questo campo qua. La legislazione, dunque, non è cambiato molto dal punto di vista legislativo. La cosa che è cambiata rispetto a 2 anni fa è che è uscita la cannabis statale di produzione dello Stato, che si chiama FM2, che è una cannabis che contiene tetraidrocannabinolo e cannabidiolo, quindi una cannabis molto utile, simile al Bediol, che già era di produzione della ditta Vedrocan. È una cannabis sicuramente ottima, è utile. Abbiamo incominciato da gennaio di quest'anno, quindi oramai 2 mesi, non di più, insomma, nemmeno 2 mesi che abbiamo questa disponibilità. Incominciamo ad avere i primi pazienti. Vedremo se sarà una cannabis. Intanto vedremo se la produzione sarà una produzione continua, e quindi se possiamo i pazienti avere un prodotto continuamente nei mesi che arrivano. Questo è già un aspetto. E due, se la qualità è mantenuta come la prima che è arrivata, il primo lotto che è arrivato. Lo vedremo in futuro. Speriamo, e questo speriamo, parere mio personale, di avere anche altre aziende a produrre in Italia. Ecco, io francamente sono sempre contro i monopoli e contro uno Stato che invece di fare il regolatore fa il produttore. Ecco. A me piace il modello canadese, dove lo Stato detta delle linee guida, delle regole. Vuoi produrre la cannabis, devi stare dentro qua. Se tu stai dentro qua, la puoi produrre perché produci quello che voglio io. E questo secondo me sarebbe il sistema migliore, perché avremo probabilmente più tipi di cannabis, avremo diverse qualità, diverse concentrazioni, avremo quindi davanti un ventaglio sicuramente migliore per il paziente, avremo più opportunità e sicuramente col mercato il prezzo si abbasserebbe rispetto a quello che paghiamo oggi. Però siamo in
in corsa, quindi vedremo. Questo è uno dei grandi problemi della terapia con la cannabis, è che essendo un prodotto galenico, come dicevamo prima, la qualità di questo prodotto è in funzione dell'operatore, di colui che la produce. E quindi se il farmacista è un farmacista che è pratico, che è capace, che ha esperienza, che ha della strumentazione valida, riusciamo ad avere un prodotto standardizzato. Se è un farmacista che invece non ha tutte queste caratteristiche, rischi veramente che ti dia oggi un prodotto di un certo tipo, domani diverso, per cui poi tu quando sei sul paziente non capisci perché magari non funziona, oppure ha degli effetti collaterali strani, oppure ti dice prima andava in un modo, adesso c'è qualcosa di differente, e cambia il gusto, cambia tutto. Quindi è veramente ancora in fase molto primordiale. Oggi, diciamo, i meccanismi, le tecniche, i metodi di somministrazione sono le capsule decarbossilate, l'olio, la vaporizzazione, le supposte, le tisane. Ognuna di queste ha la sua caratteristica e non sono mai sovrapponibili, non si può mai passare da una all'altra senza fare dei tentativi. Quindi siamo veramente agli albori da questo punto di vista. Speriamo che anche qui ci sia la ricerca dalle parti delle case farmacologiche, quindi che riescono a trasformare questa pianta in qualcosa veramente facile da utilizzare per tutti, facile da trovare in qualsiasi farmacia, perché comunque ancora, io vedo, è difficile. Noi abbiamo la farmacia nostra ospedaliera, quindi abbiamo un prodotto oramai standardizzato. Però la maggior parte in Italia non sono farmacie ospedaliere, sono farmacie private, ognuno ci si butta dentro, ognuno prova, non riesce a capire poi cosa funziona, cosa non funziona, insomma. Non è molto scientifico ancora. Allora, l'auspicio è che cadano un po' di pregiudizi. Uno è che cadano i pregiudizi, due, che si tenga separata quella che è la cannabis per uso medico, la cannabis per uso ludico e quelli che sono gli aspetti sociali, di disagio sociale, quindi relativi alla cannabis. Se noi mettiamo tutti assieme, come qualcuno tende a fare, non facciamo un buon servizio per nessuna di queste tre categorie. E io parlo per le categorie dei malati, che sono quelli che io tratto, che mi interessano di più. Sicuramente il servizio ai malati non glielo facciamo. Per cui il mio auspicio è che il prossimo Parlamento, visto che ci saranno le elezioni presto o tardi, insomma, affronti il tema cannabis in modo differente. Beh, la cannabis è sicuramente parte di un'Italia che sta cambiando, o perlomeno che prova a cambiare. Ed è un cambiamento difficile, dove ci sono grandi resistenze, dove stiamo lavorando tantissimo, in pochi, stiamo facendo un lavoro enorme. Sembra che per un po' di porte incominciano ad aprirsi, questo è sicuramente positivo. Cominciamo ad avere tanti malati, cominciamo ad avere più medici che si interessano, anche da parte del Ministero inizialmente c'era una chiusura nei nostri confronti, nei medici, adesso devo dire che c'è più apertura. La parte più indietro in assoluto è la politica in questo momento qua. Cioè la politica è una politica distratta, disattenta, autoreferenziale, quindi è così, è una politica che si guarda l'ombelico e pensa che lì sia il centro del mondo, e quindi questo è il nostro problema. E quindi l'Italia cambia se cambia la politica, insomma, ma mi pare che i venti che tirano non sono di questa natura, quindi sarà difficile, sarà un'altra volta la gente dovrà spingere il cambiamento e cambiare. Ci saranno due strade un'altra volta, io penso, no? Una strada della gente che cambia, che prova, che deve sopravvivere. È una strada di una politica che farà altre cose e speriamo che prima o poi queste due strade si incontrino, che si incontrino in modo non traumatico, perché il vero problema è che il cambiamento è fondamentale, necessario, e quando questo non avviene, non è governato, comunque accadrà qualche cosa. In qualche modo i sistemi resettano, no? Si resettano, e quindi il vero problema è questo. La cannabis è un piccolo capitolo che però ti dà l'idea di milioni di persone, perché sono milioni le persone che chiedono di potersi curare con metodi naturali, anche come la cannabis, ma curare in modo integrato. Comunque chiedono, no? Leggono, chiedono, è una politica sorda,
che ti diciamo questo non è il nostro problema. Bruttissima questa risposta, quindi speriamo che cambi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.